esatto da cui proviene l'iscrizione che abbiamo rinvenuto qualche giorno fa, che emergeva appena sotto l'humus immersa in questo strato di riempimento, e abbiamo appunto scavato all'interno di questo strato per rimuoverla, vista anche le sue dimensioni e il suo stato eccellente di conservazione. Quindi adesso, quando poi gli epigrafisti se la sono vista per bene, dall'iscrizione ricaveremo notizie che ci aspettiamo, qualcosa di interessante. Certo, sicuramente saranno in grado di darci preziose informazioni sugli autori dell'iscrizione e anche la sua importanza in relazione alla storia del sito di San Basilio. Ed ecco qui appunto l'iscrizione che abbiamo trovato, di sicuro di grande interesse, che sarà oggetto di studio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma già da una prima lettura ci fornisce preziose informazioni su cosa appunto vi è scritto. La prima lettura si deve al nostro collega, al professor Alfredo Buonopane, che si occuperà appunto dello studio di questa bellissima iscrizione, che è realizzata su un supporto di marmo. Questa è una lastra di marmo anche piuttosto spessa e di grandi dimensioni, come si può vedere. Si tratta solo di una parte dell'iscrizione originaria, che doveva essere molto estesa, molto lunga. Dobbiamo immaginarci una grande lastra di marmo affissa direttamente su un monumento funerario o comunque all'interno di un'area funeraria. Il testo che si riesce a ricostruire è di grande interesse e celebra, meglio dire, l'istituzione di una fondazione funeraria. Una persona, il cui nome è ignoto, decide di lasciare un'ingente somma di denaro, che si legge appunto su questa riga. Si parla di 400 o forse 400.000 sesterzi, questo è proprio il simbolo dei sesterzi, perché ogni anno regolarmente quindi vengono poste su una tomba, non sappiamo anche qui a chi appartenesse, delle rose, come si legge appunto su questa riga, e altri elementi a memoria, appunto a celebrazione del defunto. Questa somma appunto viene donata da questa persona, che forse apparteneva al collegio dei Fabbri, che viene appunto ricordato in questa riga dell'iscrizione, e proprio a questo collegio vengono lasciati i soldi per queste celebrazioni funebri. E è un elemento molto interessante per noi, perché testimonia l'esistenza di un'area funeraria all'interno appunto dell'abitato di San Basilio, di questo vicus, che forse non doveva collocarsi così lontano dall'edificio che stiamo scavando. Di grande interesse infatti è il fatto che non lontano dal ritrovamento di questa iscrizione, che come abbiamo detto è stata ritrovata in un contesto di giacitura secondaria, negli anni 80 è stato ritrovato un sarcofago sempre in marmo, che è stato datato proprio al II-III secolo, quindi cronologicamente coerente con questa iscrizione. Qual è il termine cronologico che fa emergere questa iscrizione come del III secolo? Allora, il tipo di scrittura in generale rimanda appunto alla media età imperiale, però è proprio il simbolo dei sesterzi, questa doppia S con la barra, che rimanda chiaramente al III secolo. Quindi in questo caso abbiamo una datazione piuttosto precisa. Poi appunto l'approfondimento degli studi potrà anche rivelarci nuovi dati, sia sul testo, sulla sua lettura, che anche appunto sul contesto storico in cui l'iscrizione va a collocarsi. Con lo scavo di quest'anno abbiamo capito molte più cose dell'edificio che abbiamo iniziato a scavare già l'anno scorso. Uno degli obiettivi era quello di definire la sua estensione verso est e capire appunto se questo edificio aveva una fine di qualche tipo. In questo grande saggio abbiamo intercettato delle strutture e degli ambienti che ci dicono che questo grande edificio, la cosiddetta villa rustica di San Basilio, continua in direzione est, quindi su questo lato, per almeno altri 17 metri rispetto a quanto già noto. Almeno in questo settore. Sono distinguibili almeno tre ambienti, di cui uno
quello alla mia destra, di cui si riconosce il perimetro dato da questa fossa di spoglio a L, quindi il muro non si conserva ma c'è la sua traccia in negativo, contiene al suo interno un livello di bruciato piuttosto consistente, che trova una stretta analogia con quanto già visto negli scavi degli anni 70 alla mia destra, quindi più ad ovest, dove proprio in un ambiente erano state intercettate delle tracce di elementi bruciati che erano stati attribuiti a una struttura, forse un prefurnium legato a un impianto termale. Nei pressi infatti era stata individuata anche una vasca rivestita di marmo collegata a tutto un sistema di canalette. Quindi un altro ambiente forse appartenente a questo complesso termale o a parte di questo complesso termale, e a seguire almeno altri due vani. Questo ancora visibile parzialmente, come si vede piuttosto intaccato dalle arature moderne, e a seguire un altro ambiente di cui si conservano anche alcuni lacerti del pavimento in cubetti di cotto. In particolare nella porzione meridionale del saggio aperto nel corso di questa campagna di scavo, abbiamo rinvenuto una serie di reperti che sembrano confermare come potesse trovarsi in quel punto un ambiente termale o degli ambienti termali. In particolare abbiamo trovato dei marmi, sono delle lastre di marmo, alcune sono anche lavorate, hanno delle modanature. Altre invece sono lastrine di marmo che quindi potevano essere utilizzate come rivestimento o delle vasche o degli ambienti. Un'altra classe di materiali, forse meno bella dei marmi ma per noi altrettanto significativa, è quella dei tubuli fittili, ovvero dei tubuli, dei laterizi, dei mattoni cavi al loro interno che venivano addossati alle pareti degli ambienti, e la cavità all'interno consentiva di creare un intercapedine da cui poteva passare l'aria calda che poi riscaldava gli ambienti. Ecco, qui proprio in questa zona del saggio si possono vedere parzialmente intaccate dalle arature alcuni lacerti di questo pavimento in cubetti fittili, quindi in cubetti fatti di parti di mattone, dove questi non si conservano si intravede benissimo la sua preparazione in malta di calce. Quindi riusciamo a definire abbastanza bene l'ingombro di questo pavimento e di conseguenza di questo ambiente dell'edificio. E proprio questo pavimento e questo ambiente ci confermano che l'edificio si estendeva in questa direzione appunto complessivamente per altri 17 metri rispetto a quanto già noto. Anche quest'anno, oltre ai consueti materiali che si possono ritrovare in tutti gli scavi archeologici, come numerosi frammenti di ceramica, di vasi di varie tipologie, di diverse classi provenienti un po' da tutto il bacino del Mediterraneo, lo scavo di San Basilio, in particolare di questo edificio, si contraddistingue per il ritrovamento di grandi quantitativi di monete. L'anno scorso ne avevamo trovate 300, quest'anno ne abbiamo ritrovate già circa 150, anche se appunto il tempo che abbiamo dedicato allo scavo è stato minore rispetto appunto allo scorso anno. Tra le numerose monete che abbiamo ritrovato, che sono sempre monete di bronzo, come vediamo di dimensioni non troppo grandi, che rimandano appunto a un orizzonte cronologico piuttosto avanzato, sono quasi tutte monete di IV secolo, almeno per quanto si può dire al momento in base appunto alla loro leggibilità. Abbiamo fatto un ritrovamento di un elemento di particolare interesse che sarà oggetto di uno studio più approfondito nei mesi prossimi, cioè forse ciò che resta di un piccolo ripostiglio, di un tesoretto di monete che era stato nascosto all'interno di un vaso. Come si vede, infatti questo è il fondo di un vaso che poi è stato rotto, e forse al cui interno si doveva trovare non solo la moneta ora visibile, ma forse anche altre. La rimozione della immagino terra... Immagino che lo intuiate anche dal peso, insomma. Sì, esatto, dal peso, ma anche dal colore della terra che si riconosce appunto all'interno di questo fondo di vasetto, che scaveremo con il dettaglio in laboratorio per verificare l'effettiva presenza di altre monete. Quindi sarà oggetto di un microscavo. Esatto, un microscavo fatto con più calma appunto e con strumenti più leggeri, come appunto si possono utilizzare all'interno di un laboratorio. Allora, siccome io già vi dico che lo seguirò, volenti o nolenti, lo seguirò, quindi
Io conto sul fatto che effettivamente sia il fondo di un tesoretto, poi vediamo. Esatto, beh, se è vero o no. Ce lo auguriamo. Non sarebbe il primo ripostiglio ritrovato a San Basilio, perché appunto nel corso degli anni ne sono stati ritrovati anche altri, in località spesso non posizionabili con esattezza, però insomma non sarebbe il primo caso in questo sito. Ecco, però in realtà voi un tesoretto ce l'avete, è quello degli spilloni. Esatto, quest'anno abbiamo un'altra classe di materiali particolarmente ben documentati, che è quello degli spilloni in osso, quindi materiali in osso lavorato anche molto belli dal punto di vista estetico, che rimandano appunto alla sfera femminile, perché venivano utilizzati per le capigliature e le acconciature. E il fatto di ritrovarne così tanti, specialmente nel settore sud dello scavo, è per noi di particolare interesse, perché anche in questo senso troviamo delle affinità con gli scavi degli anni 70, che proprio nella zona termale, in particolare in alcune canalette collegate a una vasca in marmo, aveva restituito numerosi elementi legati proprio al mondo femminile, che purtroppo non abbiamo ancora recuperato, ma probabilmente sono conservati nei depositi del Museo di Adria, e quindi anche in questo senso abbiamo una stretta analogia con quanto visto nel passato. E poi, sempre per rimanere nell'ambito del commercio e forse anche di altri tesoretti, vedo che ci sono chiavi, sì, e anche altri piccoli small finds, come direbbero gli inglesi, quindi piccoli ritrovamenti in bronzo. Esatto, sì, abbiamo non solo in bronzo, ma un piccolo ritrovamento in bronzo è questo, che è davvero uno small find, ma di grande interesse e anche di grande bellezza. Questa è una piccola chiave in bronzo che abbiamo appunto ritrovato quest'anno, che non sappiamo appunto cosa aprisse, però la sua dimensione rimanda forse a un piccolo scrigno, un piccolo oggetto conservato all'interno di questo edificio, e che, per quanto appunto sia da ripulire, da restaurare, già rivela un po' la sua forma originaria. E oltre a questo, un altro appunto small find che racconta un po' quella che era la vita all'interno dell'edificio, nelle sue vicinanze. Diciamolo che è un gergo molto usato dagli archeologi, small find. Sì, certo. Perché potremmo, non vogliamo prenderci gli strali, no? Esatto, potremmo chiamarli anche oggetti miniaturistici in qualche modo, ma non lo sono, perché appunto effettivamente sono oggetti che venivano utilizzati così, in queste dimensioni, non erano la miniatura di niente di più grande. Questo in particolare è un altro elemento in metallo, è un piccolo peso in piombo. Probabilmente un peso appunto da bilancia, si vede il suo forellino qui al centro, anche questo forse utilizzato nelle tante attività commerciali che dovevano aver luogo in questo sito. Anche in questo settore del saggio abbiamo individuato diverse strutture prima sconosciute, che aiutano a ricostruire come dovesse essere l'edificio anche in questa sua parte. In particolare qui abbiamo l'imboccatura di un pozzo a pianta circolare, che è il primo pozzo di questo edificio finora individuato, che scaveremo l'anno prossimo, perché appunto lo scavo di un pozzo è un'operazione piuttosto complessa, ma che di sicuro ci riserverà delle belle sorprese. Oltre a questa struttura abbiamo almeno due strutture murarie in mattoni con un andamento nord-sud, una si riconosce in questo punto, un'altra ad essa parallela si trova poco più in là, non sono ancora molto leggibili perché ci troviamo a un livello iniziale dello scavo, però si riconoscono parti del crollo di queste due strutture che sono costituite da tutti i frammenti di mattoni, di laterizi che appunto appartenevano al muro, che sono stati poi trascinati dall'azione dell'aratro, che li ha un po' dispersi ai lati delle strutture originarie.